Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo capitolo del clan boss furioso. Ci resta soltanto Gintoro da fare, quindi il campione più succulento. Potremmo definirlo così perché è il nostro DPS, il nostro damage dealer, quindi quello che deve fare danni, deve portare a casa il numerone. E garantirci insomma un minimo di, di qualità, soprattutto contro il boss eh, ultra, insomma, che è quello che richiede più danni per ottenere la cassa più performante. Ma ho già parlato troppo e quindi noi adesso andiamo a vedere nell'indice chi è costui allora. Gin Toro, campione leggendario della fazione degli ombranti, quindi la nuova fazione, eh, campione di tipo attacco. E eh, direi che è proprio azzeccato per un campione come lui, perché veramente è in grado di sfornare. Delle focaccione di ottima, di ottima fattura. Allora andiamo ad analizzare le sue abilità partendo dalla sua 1. A 1 molto semplice in realtà, perché attacca un nemico e assegna un turno extra nel caso questo attacco uccida un avversario, e, ovviamente neanche a dirlo: danni basati sull'attacco. È una 1 interessante in termini di danno perché comunque ha degli ottimi moltiplicatori in grado di fare comunque anche questa un ottimo ottimo danno. con i tommy non faremo altro che incrementare questo danno espresso fino al 20% in più e non è male sappiamo che non è male con la sua 2 attacca un nemico sottraendo al 100% del contatore di turno dell'obiettivo già questa è una cosa molto utile in un sacco di contesti mi viene in mente un ragno ma sono veramente tanti i boss che soffrono la, la sottrazione quindi neanche la riduzione qua proprio lui ruba il contatore di turno se è un bel po' potrebbe anche prendersi un turno extra immediatamente ma se invece stiamo parlando di un boss che è immune alla uh, riduzione del contatore di turno come il clan boss in questo caso ma anche come il drago e tanti altri... Allora fa una cosa secondo me ancora più potente perché va a ridurre di un turno i tempi di ricarica eh, della terza destrezza, quella che andremo a vedere proprio adesso. Eccola qua la terza destrezza, Rabbia di Oni, che è proprio l'emblema di questo campione. Attacca un nemico, piazza un debuff riduci difesa del 60% e un debuff indebolimento del 25% per due turni. Può farla ogni tre turni con i Tomi, ma appunto se attacchiamo con la sua seconda skill andremo a ridurre il cooldown di questa portandola a due turni e oltretutto eh, ci sono delle insomma sfruttando dei sette delle maestrie potremmo andare ulteriormente a ridurre i turni di conseguenza potremo veramente tempestare il boss con questa skill e quindi eh, andare a mantenere sempre attivi e perenni il debuff riduci difesa di indebolimento che sappiamo è la chiave Base per portare a casa dei danni, ma non contento, e qua esce fuori il super buono di questo campione: attaccherà per cinque volte invece di una ad ogni quarto uso di questa destrezza contro lo stesso obiettivo in un round, ed è questa proprio che lo rende perfetto per il clan boss perché? perché il fight è composto di un unico round contro il boss che, noi, che proseguirà per tutta una serie di turni, ma il round è sempre uno. Quindi non cambia il bersaglio, è sempre uno. Quindi lui non ha modo di come dire, temporeggiare. Esatto, di temporeggiare questo tipo di, di meccanica perché attaccherà soltanto lui. E quando lo fa, e innesca, quindi ogni quattro turni, ogni quattro volte, ogni quattro utilizzi innesca questi cinque colpi, eh, non sono dei colpi extra. Quindi, non andremo a ridurre eventuali tempi di ricarica dei buff attivi. Innanzitutto ma sono cinque volte che lui ripete quell'attacco oltretutto sono in quei cinque attacchi cinque maestri bellici che possono entrare ed è veramente una scarovanata di danni ragazzi è veramente una cosa scandalosa, scandalosa. e poi abbiamo la sua passiva eh, che può essere un problema in alcuni team eh, anche se nella maggior parte dei team è stato risolto questo problema qui ma tutti gli effetti di riempimento dei contatore di turno vengono aumentati del 50% se usati su questo campione, per esempio il battiter eh, che ha cercatore all'interno del team con un boost del 30%, riuscirà a beccare dell'80% andando a sfalciare tutto. Giocando con i tempi, eh, con l'utilizzo ecco, delle varie destrezze, è possibile bypassare il problema. Però informatevi prima perché non si può sbattere così com'è. In un team che prevede l'aumento del contatore, nel nostro caso questa cosa non è prevista, la sua passiva non entrerà mai in funzione, quindi non ci importa più di tanto. Infine, merita spendere due paroline per Laura, che lo renderà il nostro leader perfetto, visto che aumenterà l'attacco in tutte le battaglie del 29%. Questa è attiva anche contro il clan boss, tutti i nostri campioni fanno danni basati sull'attacco. Tranne forse Roshkard per la sua seconda destrezza, ma anche lui, comunque, può andare a beneficiare di questa, um, di questa aura. Di conseguenza, perfetto, è il nostro leader e lo sarà eh, praticamente sempre. Mentre spendiamo due parole un attimo anche sulle sue statistiche. 15.000 capivano bene, sono eh, le statistiche di un campione di tipo attacco, 1487 forse leggermente al di sotto della media per quanto riguarda i campioni di tipo attacco leggendari, ma eh, siamo comunque prossimi ai 1500, quindi si riuscirà a raggiungere un valore mega degnitoso lo stesso, e la velocità 102 è un buon punto di partenza. Potrebbe essere fastidioso l'utilizzo di 7 velocità, però... Ricordatevi che comunque non avremo bisogno di un uh, mega campione iperveloce. Infatti, se non ricordo male, da game plan deve avere una velocità compresa fra 174 e 177. Quindi noi cercheremo di stare lì. Dovremo stare in piedi senza troppi problemi e poter curare anche attacco, tasso e danno senza ricorrere precisione senza ricorrere a 7 velocità. Con questo in mente... Direi che possiamo fiondarci nel nostro solito cantiere. Come al solito. Eh, allora, prima vediamo un attimo la gioielleria che gli ho messo. Quindi standardo precisione: eh, perché non ho uno standardo attacco valido per lui, però era anche uno standardo precisione con due roll belli grossi su attacco. Quindi, comunque andiamo a compensare. Eh, almeno un po' questa carenza di attacco extra che viene fuori dalla statistica fletta proprio dello standard. Poi neanche a dirlo un amuleto danno decisivo con precisione. Qui è la cosa più importante, soprattutto se volete utilizzare uno standard attacco. E infine un anello attacco con un singolo roll. Mi è cambiato veramente, veramente stramale. Io non credo che dagli ultimi giri... Le cose siano migliorate, ma lo no, vedete, qui addirittura mi è andato doppio roll su HP, H percentuale. Ah. E, e qui non c'è proprio l'attacco come statistica, quindi non so neanche perché io abbia questo pezzo, ma vabbè, per adesso starà. Per adesso starà. Quindi, di fatto, questi sono i migliori pezzi che posso fornire al nostro gintoro a meno che non ci sia qualcosa di equipaggiato. Mm, vediamo, non lo so. Eh, no, qua, grosso modo, la stessa cosa. Qui Ecco, forse si potrebbe eh. fregarglielo Si potrebbe fregarglielo Però per guadagnare 149 punti di attacco Quindi non è che guadagniamo Non è che Schizza diventa un animale Insomma, direi che Per adesso possiamo anche tenercela così E magari il miglior anello Che salterà fuori in futuro Daglielo al nostro amico Gintoro Allora, quindi Torniamo invece ai pezzi Tradizionali Filtro con Camerino di prova Come sempre Su questo campione Secondo me sono due I set Che possono fare la differenza O Gli si mette un set selvaggio Quindi farà qualcosina di danni in più Sappiamo che contro il boss Che non ha tanta difesa Il set selvaggio non è utilissimo Però è pur sempre qualcosa Quindi potrebbe essere utile Oppure Potremmo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con Farakin e quindi andare cattivi di set riflesso. Ed è molto interessante in realtà se ci pensate su di lui perché lui già ha la possibilità di ridurre i tempi di ricarica della sua terza skill con la ogni volta che utilizza la seconda. Eh, di conseguenza questo va ad accumularsi al set riflesso e noi avremo un campione che utilizza quasi mai la skill primaria e quasi sempre o la 2 o la 3 che hanno dei moltiplicatori rotti e anche la possibilità poi di utilizzare molto più spesso l'effetto aggiuntivo della sua 3 e quindi mitragliare i boss in un unico colpo. Il set riflesso è per lui eh. e <ride> penso che sarà proprio definitivo. Sì, sì, è proprio la scelta più, più rotta, ma veramente rotto, rotto, rotto. Perché... Che è, appunto diventa una mitraglia, diventa un martello pneumatico e non c'è niente da fare, assolutamente. Quindi recuperiamo set riflesso. E ancora una volta eh, vale la pena di fare questo tipo di ragionamento. Quindi Voglio raggiungere molto molto velocemente eh, la velocità necessaria per poi concentrarmi su tutte le altre sottostatistiche, insomma, per attacco, tasso di danno, quello che mi serve, oppure voglio raggiungere subito un valore molto alto di attacco e poi cercare la velocità dove serve e eh, qui dipende dai pezzi che avete a disposizione. Ci troviamo di fronte ad un set molto specifico, molto particolare che viene droppato da un boss che non si farma volentieri quindi bisognerà fare di necessità virtù e utilizzare i pezzi migliori. In questo caso avevamo a disposizione un, uno stivale riflesso eh, con velocità come statistica base, però ci dava anche attacco e tasso, eh, quindi due sottostatistiche sicuramente valide. Eh, proprio per questo, ecco, siamo già come vedete a 156 di, di velocità, quindi ci basta veramente, veramente uno sputo per arrivare a quello che ci serve eh, e, e poi concentrarci su tutto il resto addirittura potremmo non mettere la velocità sulla maggioranza dei pezzi ci conviene restare poi sempre all'interno di questo set per andare a vedere che altro può offrire il convento quindi potrebbe essere per esempio una cosa del genere abbiamo attacco eh, come statistica primaria che è estremamente importante ma con danno velocità e anche un pizzico di precisione che ci servirà, sicuramente ci servirà. Ci serve poi un guanto danno decisivo, cioè non si può mettere un guanto tasso ad un campione del genere, è impensabile. Però purtroppo, sebbene io abbia a disposizione dei guanti danno, questi non ci offrono niente di utile, perché abbiamo comunque bisogno ancora di un po' di velocità, ma abbiamo bisogno di tasso, siamo al 26%, quindi abbiamo bisogno di un bel po' di tasso. E, e non hanno tasso. Quindi dovremmo per forza cercare un guanto danno all'interno di altri set. Possiamo però cercare dei pezzi sopra buoni. Ho eh, un elmo decente, che è questo qui. Non ha velocità, ma non importa perché ci dà tasso, ci dà precisione, ci dà attacco. Quindi tre statistiche molto molto importanti su di lui. E infine chiudiamo con un pezzo rotto. Wow. <ride> Con un pezzo rotto, eh, perché, eh, sì, perché ci risolve il problema tasso, di fatto. o Meglio, non ce lo risolve, ma dà una bella spinta che ci permette, insomma, di arrivare a regime con 26% di tasso, però c'è anche danno e c'è un pizzico di resistenza. Se avesse avuto velocità, beh, sarebbe stato ininfluente, in realtà, visto che comunque vedrete che arriveremo a regime senza troppi problemi. Allora, ci manca... Un guanto danno decisivo che abbia tasso e ci serve magari di un set utile, però forse anche no. Nel momento in cui noi abbiamo le statistiche che ci servono, il vero set da chiudere era riflesso e noi l'abbiamo fatto. Quindi anche un pezzo del genere che ci dà ben due roll su tasso. Però è presente anche l'attacco percentuale, beh, abbiamo già un bel po', è un bel guadagno, quindi io direi che possiamo metterglielo e andare a cercare a questo punto un'arma che abbia sempre tasso e velocità e magari di un set, non dico inutile, ma che eh, utilizzeremo poco e in questo caso è set derisione. Set derisione è veramente, veramente potente non è questo il pezzo non credo almeno no infatti questo è un pezzo che tenevo da no. parte per un altro utilizzo è <ride> non, perché... è male, non è male però è 3 <ride> roll, eh... roll su velocità eh, ed è eh, questo sono... è questo sì sì ci dà giusto Beh. quello che ci serve per arrivare al regime perché a 175 andiamo sicuramente bene eh, ci dà altri 10 punti di eh, tasso ricordatevi poi che c'è anche la maestria ovviamente che ci dà quei 5 punti di tasso necessari e però ha anche attacco e anche danno, che ha preso un roll, quindi nel complesso è un pezzo completo, perché tutte le statistiche di questo pezzo sono funzionali alla nostra build, quindi direi che possiamo impiegarlo. Con grande, con grande soddisfazione. Ho anche spostato Urcom per farvi vedere i risultati ottenuti, anche se cioè, ovviamente sono parziali perché mancano un po' di glifi, mancano un po' di maestrie varie, anzi mancano tutte le maestrie di fatto. Ma nel frattempo io direi che possiamo dotare questo campione. Volentieri. Dotiamo, dotiamo, dotiamo. Facciamo così. 50 andiamo... di danno. Eh, non è male. 50 di danno raggiunti non è niente male. Niente, niente male. Wow. Allora direi di fargli le maestrie al volo insieme, poi eh, glifare tutto quello che ci manca e infine eh, analizzare insomma, i risultati ottenuti. Eccoci qua, sicuramente beh, partiamo raffiandoci via quei 5 di tasso che ci mancano. Assolutamente, ci grattiamo un altri 10 di danno decisivo che servono sempre. E come abbiamo detto, eh, utile su tutto questo tipo di team visto che non eh, abbiamo il blocco dei danni. Eh, Cuor di gloria, assolutamente necessario. necessario. Ci darà un bel, un bel aiuto in termini di danni. Eh, estrazione per quando se, si scende in affinità, sicuramente. E poi a cascata, come al solito. Quindi andiamo a prendere. Fatti sotto, metodico e assolutamente maestro bellico. E quindi, diciamo, il comparto eh, danno e buste dei danni è bene o male raggiunto. Potremmo spostarci intanto sull'altro ramo, e poi vedere quello che avanza, se è dove andare a tappare i buchi. Allora, il percorso assistenza ci si offre sicuramente molte più possibilità rispetto al percorso difesa. Ancora una volta, ribadiamo che l'unica maestria utile è dissuasione. Eh, ma ci sono veramente troppe maestrie utili del percorso assistenza che vogliamo prendere intanto precisione in più perché male non fa poi prenderemo dell'ulteriore precisione in più con messa a fuoco andiamo a prenderci anche sgominatore di sciami eh, visto che comunque sono quattro punti di precisione non li buttiamo via e qui ci troviamo di fronte a un bivio perché eh, tradizioni d'acciaio quantomeno nella build che abbiamo realizzato non ci servirà Visto che non c'è nessun set che possa andare a migliorare eh, di performance, però eh, ciclo di magia potrebbe essere molto, molto potente. È vero che è solo un 5% di probabilità, però anche se entra ogni tanto, va ad aggiungersi uh, alle probabilità che si attivi riflesso e noi la impiegheremo. Potremmo prenderci poi sortilegio, che ovviamente contro il clan boss non serve, ma nel contesto cripta potrebbe essere determinante, quindi la prendiamo. E infine dovremmo chiudere con Maestro di Malefici perché, comunque, questo team non è sufficientemente veloce da coprire sempre il boss di debuff. Quindi potrebbero esserci delle circostanze in cui il boss non ha. Eh, il riduci difesa l'indebolimento ma se noi andiamo ad estendere questi debuff sì e quindi eh, ce lo prendiamo nella speranza che si attivi quante più volte possibile abbiamo soltanto due maestrie ancora da impiegare eh, sì. Sì. e a questo punto direi che potremo prenderle dal percorso attacco perché il percorso assistenza non ha davvero più niente da offrirci di utile e Turbine della morte, perché no? Ancora una volta, non ho contro il Cranboss, ma nelle cripte, perché non farlo? Soprattutto anche sfruttando la sua skill primaria, che ci permette di prendere turni extra ogni volta che andiamo a seccare qualcuno. È una skill che fa dei danni, dei danni sicuramente dignitosi. Sicuramente ammazzerà qualcuno. E quindi potremo andare a sbloccare turbine della morte e compensare il fatto che lui non abbia questa velocità così mega galattica perché ce lo impone eh, la build stessa e infine questa uccisione seriali è sempre utile <ride> per un campione che fa danno esatto quindi esatto. La mettiamo... è, è proprio la gemella è il cugino stretto di turbine della morte quindi ci sta questo aumento di velocità e di danno man mano che uccide gli avversari in cripta si arriva tranquillamente all'ultima ondata dove Spacca tutto proprio. Ci resta da mettere i glifi e poi possiamo andare a fare il nostro consueto e doveroso damage test. E abbiamo fatto, anche se non c'era moltissimo da gliffare, ma comunque abbiamo raggiunto dei valori dignitosi. Siamo a uh, 29.000 HP, che è un valore abbastanza irrilevante in realtà. Eh, 5.000 di attacco invece non è un valore irrilevante, è un bel valore, è un bel punto di partenza. Bello insomma. grosso. Sì, sì. E 175 di velocità è quello che ci serviva, il 100% di tasso direi che è perfetto e 255% di danno già di per sé sarebbe buono, ma ricordatevi che poi abbiamo il 30% extra eh, gentilmente offerto da Farakhin Lobeso e poi 274 di precisione va bene, va bene, eh, addirittura sì. con qualche glifaccio si potrebbe addirittura mettere uno standard attacco se dovesse uscire in futuro ma vedremo per adesso esatto, direi esatto. che possiamo accontentarci anche di questo 5001 che è, direi più che dignitoso e quindi con questo in mente inutile dire che i tomi qua servono raga quindi eh, non lo avevamo specificato tutti. però qui Volete che la faccia ogni tre turni? Qui volete che la faccia ogni tre turni, ma soprattutto volete tutti questi boost di attacco. Quindi mettetevi il cuore sì. in pace, non sono tanti Tomi, sono 12, sono, sì, insomma, non sono né pochi né tanti. Sono nella, una media, media no, nella media, per essere un campione di nuova generazione, sinceramente l'hanno reso umano già saggio. Andiamo a spaccare le corna a, al nostro amico Ordin. <ride> sì, finalmente, finalmente. Non vai, vedevi loro, quindi allora, sì, sì, sì. eccoci qui, fase 20 ripuliamo un po', questo è ancora il team di ieri <ride> ok, allora Lidia, giudicatore Gintoro naturalmente sarà anche il leader, quindi chi meglio anche di noi? e andiamo a metterci poi dove, il sei? per il danno e basta dai ci accontentiamo, sì. non facciamo gli spacconi da mettere dentro anche eh, anche Badai Casale anche perché sarebbe inutile insomma quindi... no, no Vediamo. Va benissimo così. Mm -mm. È, la, è, è il più affine a quello definitivo. Eh sì. Eh quello sì. effettivo che useremo, no? Quindi il giudicatore ci metterà l'aumento attacco che ce lo mette nel nostro caso eh, Sventura, eh, l'aumento danno ci verrà gentilmente offerto da... dallo stesso Gintoro. Parachi, ah no, sì, l'aumenta, certo, certo, certo. Poi beh, esatto, abbiamo ecco, la fortuna che Lidia ci. Prepara già il, il cammino con uh, indebolimento e riduci difesa. Ma comunque lo farà Gintoro, quindi prima cosa, o poi Cosa vogliamo provare? Prima proviamo la... Io farei. No, farei la 1 du... su ordine. Voglio vedere se esplode di a 1. Uh, non esplode di a 1. Non lo so, vediamo. No, non esplode. Ma si, è preso una bella legnata sui denti. Insomma. Non è male. Non è male non è niente male, non è niente male, vai, qua su un po' di booster, un po' di giri per aviri, vai. Dai, muori, no. Non muore ordine. Beh, di sicuro non per merito di Lidia, insomma. Vediamo se Helmut invece è storditi tutti. Ok. Allora, e adesso vai di A3, sì. Adesso la 3, perché così poi... Anzi, sarebbe da usare... No, no, sì, la 3, la 3, usiamo la 3. Ce la prendiamo con la bardiere Adesso ce l'ho con la bardiere sì, 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 col balestriere lì. 163.000, dai. Mi, è, mi sembra più che dignitoso. Però siamo senza buff. Quindi se vogliamo testare al massimo la sua... Guardate quanto contatore si è preso, è bestiale. Allora, facciamo così. Ma facciamo le cose fatte bene perché voglio sì, testare è... tutto al massimo. Quindi andiamo adesso con la sua 2, che se non ricordo male dovrebbe essere quella con i moltiplicatori più alti. Quindi, boom. Giù le mutande, perfetto. Su di statistiche andiamo a vedere la 2. Che sulla carta, se non mi sbaglio, dovrebbe essere quella con i moltiplicatori più alti. Ce la prendiamo sempre con Ordin E infatti, 185.000-185.000 185 non è male, non è male, niente male, ragazzi. Niente male. Wow. Voglio proprio farla sporca. Prechiamo un ulteriore quantitativo di energia per andare a testarlo. Con il mio attuale DPS per il mio team Vale a dire Bailanore Vediamo qual è la differenza Tra i due sì. Tenendo conto che Bailanore ha anche il set Furia Ma nel contesto in cui lo utilizziamo Questa cosa non si vedrà Visto che sono tutti full vita okay. abbiamo, abbiamo due Labardieri Quindi direi che possiamo prendercela con i due Labardieri Abbiamo lo stesso livello di eh, difesa Ce la prendiamo con questo Vediamo quanto danno fa con la sua A2 151.000 eh? Quindi siamo là siamo là. Eh, Belanor fa sicuramente molto più danno quando ha la possibilità di sfruttare il suo set furia cosa che ovviamente non può essere. Vedete che comunque abbiamo un danno niente male da parte del nostro Gintoro. Quindi sono contento. Sono molto molto contento. Non ci resta adesso che aspettare ancora una settimana eh? e... Fiondarci di cattiveria Contro il clan boss Con il nostro nuovo team pronto Eh sì, eh sì. Nuovo fresco fresco di... Costruzione Quindi ci vediamo la prossima settimana raga, Dove andremo a testarlo contro eh, Ultra incubo viola e, e poi ovviamente in futuro faremo anche dei test Contro ultra in altre affinità Contro incubo Insomma andando a sfruttare tutte le potenzialità di questo team come al solito vi invitiamo a lasciare i vostri commenti qua sotto eh, con il vostro parere le vostre opinioni le vostre domande quello che vi pare eh, lasciate un mi piace poi iscrivetevi al canale e accendete la campanella se ancora non lo avete fatto perché perché così anche voi potrete arrabbiarvi come un oni e tirare 5 5 in faccia invece di una avete paura dei bulligin toro? no quindi prendete esempio da lui e infine come diciamo sempre siate furiosi ma Rimanete bravi. <tossi>